Oh, ciao Cagnetto! Salve signora! Ah, che bello! Niente può andare storto in una giornata del genere! TikTok, che non ti aspetti! Oggi è il tuo segno per fare cosa? Cosa, signora mia? Tagliarti i capelli! Ok. Lo fa? Lo fa. Niente, ragazzi. Ormai, niente, basta, seguiamo quello che ci dice TikTok. TikTok, che cosa devo fare oggi? Vabbè, si vive una volta sola. Ciao! Me l'ha detto TikTok. Quando sei talmente pigro che raggiungere tipo il pulsante per spegnere la luce è troppo scomodo. Io ho questo. Spada boing! Ma tutti che ce l'hanno su queste lampadine, ma povere! Ah! Aiuto! Ma che sta succedendo? Ma siete pazzi voi! Perché poi appare un gatto a caso? Cioè, queste cose non capisco! Allora, la prima la luce si spegne, poi lui continui, bene. Se continui ti cado addosso. Così ha pensato la luce. Anche i cavalli possono essere gelosi. Guardate, guardala! Tu sei andata con la mia cavalla, con la mia stallone, eh? Tutti hanno una coda di cavallo. E mi sa che la sua non era ben apprezzata da questo. E niente, anche gli orsi. Sì, gli orsi sono gelosi. Questo è il motivo per cui non faccio kayak nell'oceano. Aiuto! Pensa se te lo faceva a te. Ti faceva volare sulla luna, ti faceva volare. L'ignoto, ragazzi, l'ignoto. L'ignoto spaventa. Un video giapponese strano con un tizio che va in giro con il monopattino. Che succede? Dove si schianta? Io mi aspetto cose strane dai video giapponesi. A posto. Perché? Poi, secondo me, è pure velocizzato sto video. Ma guarda con che confidence proprio. Proprio la confidence. Quando sei un NPC. Ok, questo bro si è mangiato un sacco di caramelle pensando che fossero caramelle. Ma in realtà erano le caramelline che ti facevano addormentare alla melatonina. E la sua reaction è stata... Del melatonin! E poi si è addormentato tipo mezzo morto probabilmente. Ne avrei bisogno veramente, stasera che ho l'insonnia. Ne mangerai tutte. Dai, solo un po' di melatonina. Entrata in scena epica, ragazzi. Vediamo, 1, 2, 3. Oh! Adesso tipo... Non so. Questo qua ha cambiato universo. È entrato suo fratello gemello da un'altra realtà adesso. Probabilmente, guardatelo, lo vedo più sicuro di sé. Prima tipo era tutto matematico, tranquillo, timido. Ma con quella botta, è proprio... Ha cambiato personalità, secondo me. Un'altra persona, ragazzi, un'altra persona. Guardatelo com'è. Super felice dopo. Ci starebbe un remix tipo ta 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 ta. Ok, questa devo riguardarla. L'ho vista una volta ma non ho capito. C'è il cane che salta e... Ok, va bene. Sì, è caduto nel latte. Ma oh, il taglio è tutto. E finisce così. Vabbè, dai, carino. Ma c'è di meglio. Uno reverse card. Adesso devi pagare la commessa. Oh, paga lei? Oh no, ce l'aveva anche lei. Ma cosa? Vabbè, non ci credo. Se è successa a random, epico. Se era, come penso io, coordinata, non epico. Però se è successo che tipo... È una battaglia epica. Ed è così che ho incontrato tua madre, dico. Però sarebbe da provare. Magari una volta ti va anche bene e ti offre la cena. Ma con la mia fortuna, se lo dovessi fare io, mi becco pure un +4 e devi pagare 4 volte tanto. Aspettate, sento della pioggia fuori. Ehi, ciao tesoro. Sentiamo... Ah, c'è solo un incendio. Uguale, proprio pioggia e incendio, la stessa cosa, signora. La stessa cosa. Perché fanno un po' il rumore simile, però... Niente. Porca vacca. Il bello è come fa... Oh! Oh, è un altro di quegli incendi che mi bruceranno la casa.
Solita roba. L'incendio è partito dal tetto. Cosa ci sarà dietro questa porta? Ho paura. Porca vacca. Vabbè. Con quelli ciao. Ha dei coccodrilli in casa sta qua. Ma dove vivete? Sono in Australia. La risata del suo amico tipo divertito. Ok, un altro paese nella lista nera dove non devo andare, aiuto. Però sempre meglio dei ragni australiani. Coccodrilli, ancora bene. Ehi signore, potrebbe per favore registrarmi un attimo? Sì, certo. Dai. Ragazze, ho capito che siete bipolari, però calmine, eh. Calmine. Aiuto, ma che cosa? E poi lui è così calmo dopo, guardate. But why? Boh, non lo so. Ma cioè io gli avrei tirato un pugno dopo, non lo so. No, non bisogna essere violenti, però mi sale veramente la rabbia. Questa cosa mi dà fastidio. È un'indemoniata. Guarda che faccia. Mi fa paura. Quando la canzone qui dà il momento adeguato. Perché parte il momento adeguato? È falso. No, ma la canzone. Ma aspetta, ma è acqua questa? Ma com'è possibile? Ah, è tipo un telo. E sentite la canzone sotto, è partita proprio al momento giusto. E niente, un altro TikTok è stato fatto senza editing stavolta. Un gatto che ho commesso. Grazie gatto, grazie. Io ti faccio stare nella mia famiglia e tu mi ripaghi così? Così mi ripaghi. E niente. E niente, una normale giornata da Tom e Jerry qui. Duetto su Amigo, non pensavo nemmeno si potessero fare. Hanno trovato un tizio a caso che disegna qualcosa lì. Sta disegnando. Ma sta disegnando questo. Gli ha fatto il ritratto su Amigo. Bellissimo. E sì, è lui. Ma c'è la musica dei Dead Note. Ok. E niente, mi muore in diretta. Non l'ho neanche vista la tizia che faceva reaction a sinistra. Non avevo capito che era una reaction di una roba su Amigo. Non servono a niente. Forse neanche io servo. Oh no, anch'io sto facendo una reaction in questo momento e stavo insultando lei che faceva una reaction. Quindi magari voi non mi state neanche vedendo in questo momento. Tutto questo tempo qua che plattero e nessuno che mi ascolta. Ok signora, cosa abbiamo qui? Che poltiglie. Niente, si scioglie il tavolo adesso, cos'era? Cos'è sta roba? Ma perché esiste? Matcha tutorial, matcha. Poi com'è possibile? Cioè deve essere corrosiva quella roba. Cioè il problema è che se fa lo stesso pop nel tuo stomaco, then it's a problem. Io non mi fido. Ma un normale caffettino? Oggi ho visto solo lampadari che cascano. Tu sarai diverso? Cadi anche tu? Ah no, cavolo, no, tu meglio che rimani. Tu è meglio che rimani, cavolo, qualcuno si è fatto la casa. E come cavolo è entrato? Cioè, vi immaginate dormire in questa camera, in questa stanza? Con quel coso che ti osserva? Bruci la casa. Sto cercando di fare un bel video. Quando di colpo il gatto... Aveva pure un topo! Oh, cavolo! Gli aveva portato un topolino. Sapete che i gatti ti portano il topo per fare amicizia? Aiuto, cavolo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Bel modo di ringraziarti. Aiuto. Niente, il gatto. Ti do tutto. Cioè, pure il topo ti lascio. L'importante è che non mi butti giù il caffè. Come prima. Solo questo ti chiedo, gatto. I topi vuoi tenerteli? Un hacker nei commenti di Omegol. Emily, I think I was just hacked or something. What? It says I'm watching. Hi. You in the... Questo sta hackerando le persone su Omegol. Si è messo di... Hi. Hey, what's up? This is my friend in the blue sweater. He's a little shy to talk to girls, but I think he can pull it off this time. Ma non ho... Damn, dude, you blew it. Ma che cosa? I said, you want to party with Offset. Oh! What? What? Ma come fa?
Come fa ad entrare nelle chat delle altre persone? C'è sto hacker che praticamente riesce ad entrare nelle chat omigo degli altri e a trollarli e farli impazzire e farli disconnettere. Ma come fa? Ho cercato di svegliare mia madre con una torta di compleanno al suo compleanno. Ecco qua la tua torta, madre. Buon compleanno. Grazie, mamma. Ed è per questo che me lo dimentico ogni volta e... perché va sempre a finire male. Sono a dieta, figlio! Sono a dieta, non capisci? 2019, evitare persone negative. 2020, evitare persone positive. Oh, cacchio. 2021, evitare persone. 2022, il nulla. Proprio, cioè, non so, dopo forse tutte le nucleari. Cioè, veramente, il 2022 anche a me ha un impatto ultimamente. Mi sento proprio... non so, il vuoto, a void inside. Non so cosa è sto anno. Fatemi sapere se voi ve lo state passando un po' meglio. Va bene, ragazzi, per oggi credo che ne abbiamo viste abbastanza internet per oggi. Suonate la campanella, ricreazione. Vi ringrazio per la visione di questo video. Fatemi sapere se volete vedere altre action. Ricordatevi che ce ne sono anche tante nella playlist qui sotto o qui sopra. Io vi ringrazio per la visione di questa però e noi ci vediamo come al solito alle prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi!